Ciao a tutti, nell'ultimo blog di Tag Medicina abbiamo parlato dell'intervento OLEP. Cos'è? È un intervento che sfrutta il laser, la potenza del laser, il laser ad olmio, per la resezione dell'adenoma prostatico. Qual è la differenza con le altre tecniche e perché proporlo? Innanzitutto riferiamoci alle vecchie tecniche di, diciamo, adenomectomia transvescicale, in cui vi era proprio un taglio della parete addominale e della vescica, sostituita poi da quella che si definisce ancora il gold standard, cioè la resezione endoscopica della prostata, che chiaramente ha dei vantaggi rispetto all'intervento precedente, ma anche degli svantaggi, essenzialmente da un punto di vista anche del sanguinamento post-operatorio e quindi della degenza. La tecnologia ci ha portato negli ultimi anni, ormai la conosciamo tutti, all'utilizzo del laser. Il laser verde che permette la vaporizzazione della prostata, intervento molto interessante e risolutivo, che però chiaramente può essere proposto fino a prostate di un certo volume. Non possiamo assolutamente obbligare il chirurgo a rimuovere prostate importanti e grosse con la laser vaporizzazione. I tempi di intervento, di anestesia e di riassorbimento sarebbero eccessivamente lunghi. Un intervento alternativo è il cosiddetto OLEP di cui parliamo in questo articolo, che permette con il laser non la vaporizzazione della prostata, ma la sua enucleazione, cioè l'enucleazione con il laser dell'adenoma, che viene poi morcellato, quindi diciamo triturato ed aspirato. Quindi una tecnica alternativa che ci permette di usare il laser con tempi più brevi anche nelle prostate grosse. L'articolo di oggi effettivamente aveva un significato economico, si è visto che paragonando l'intervento classico e di resezione endoscopica o di intervento a cielo aperto con la tecnica OLEP, il risparmio era di circa 2.000 euro. Chiaramente non ci interessiamo di economia sanitaria, anche se coinvolge un po' tutti, ma questo chiaramente fa dedurre quanto l'intervento OLEP permette una degenza minore e quindi minor costi. Ecco quindi che anche se è un articolo che sembra avere una finalità esclusivamente di marketing economica, di business a livello chiaramente della gestione delle strutture, effettivamente di riflesso ci fa capire come può essere una valida e proponibile alternativa nel paziente che deve essere operato di resezione endoscopica e che preferisce un approccio giusto e giustificato con la tecnica laser. Con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata.